Cari amici baschettari, bentrovati in questo nuovo video nella rubrica Libri a canestro. Oggi voglio parlarvi di questo romanzo che si intitola Tre volte in vano, scritto da Emiliano Poddi. Due parole veloci sullo scrittore. Emiliano Poddi nasce a Brindisi nel 75 da due ex cestisti. Fantastico. Cresce, gioca a basket, ma questo ve lo racconterà meglio in questo libro. Si laurea in filosofia e poi si iscrive alla scuola Holden di Torino. Per chi non sapesse che cosa fosse la scuola Holden, è una scuola di scrittura creativa piuttosto importante in Italia. Bene, tra l'altro lui insegnerà in questa scuola. Questo libro è un romanzo autobiografico e fin lì dici, vabbè, perché dovrei leggere un libro autobiografico? I motivi per la quale bisogna leggere questo libro, assolutamente, oltre al fatto che è uno dei miei preferiti, è che Emiliano Poddi scrive della pallacanestro come se fosse una poesia. Ti trasmette delle immagini, delle sensazioni, e per chi come me magari ha giocato da piccolo e poi crescendo fino all'età più adulta, dei ricordi che sono veramente indelebili nella memoria di un giocatore di pallacanestro, dalle piccole sensazioni di quando tocchi la palla, fino al che aria si respirava prima di una partita, piuttosto che di tante altre piccole cose. Non vi voglio spoilerare nulla, vi invito solo ad andare nel suo sito www.emilianopoddi.it. Ci tengo a precisare che io non ci becco una lira da questa cosa, prima che se ne dica. Andare sul suo sito, leggere un po' la sua storia e credo anche che se non lo volete acquistare cartaceo, eventualmente lo trovate anche in digitale. Allora, per farvi capire quanto potrebbe essere, diciamo, bella la lettura di questo libro, vi leggo un paio di estratti molto velocemente, giusto per farvi capire quanto potrebbe essere interessante la lettura di questo romanzo. Allora. Giocavamo dentro un pallone che respirava e al suo respiro si univa il nostro. 10 ragazzi in preda a un affanno feroce. E tutto questo si mescolava al sibilo delle 10 corde con cui dovevamo saltare prima dell'allenamento vero, prima che il coach soffiasse due volte nel suo fischietto da cacciatore. Allora noi le lasciavamo ai bordi del campo, le corde, arrotolate come serpenti indiani dopo il numero del flauto. Il pallone, che ha i tratti di un'arancia inviolabile, il tendone della palestra, gli spogliatoi e persino i canestri sembrano parte di un corpo umano che mangia, beve e respira pallacanestro. Cosa dire di più? A voi la lettura di questo bel romanzo, uno dei miei preferiti. Se questo video ti è stato utile, io ne sono molto felice e condividere la cultura cestistica è una delle mie missioni, sia per chi già ama questo sport, sia per chi si vuole approcciare per la prima volta. Bene, se qualcuno dovesse chiederti perché ti piace la pallacanestro, quello che devi rispondergli è una frase che trovi anche in questo libro, è che il basket è un'altra cosa. Ciao!